la precisione assoluta della prima arma mai costruita con canna poligonale, il piacere di farsi le cose da soli, recuperare una artigianità, una manualità, il tocco, il contatto con un oggetto fatto con le proprie mani. Una storia che parla quindi di piombo fuso, di abilità, di destrezza e infine il prodotto finito. Il tutto a dare vita a un insieme che, potremmo quasi dire dalla notte dei tempi, ha creato il primo fucile di precisione, cioè da cecchino, mai utilizzato dall'uomo, la prima arma ad essere assemblata con un'ottica per il tiro a lunga distanza di precisione. Ed eccoci nell'oggetto del desiderio che sarà poi lo strumento della nostra prova, il Whitworth. Ieri abbiamo fatto le palle, oggi avremo la prova di tiro. E il testimonial sarà un testimonial davvero di eccezione. Chi ci mette davvero la faccia in questi casi merita tutto il rispetto di questo mondo. Ed ecco perché abbiamo voluto, e lui ha accettato con grande entusiasmo, che a provare il fucile fosse direttamente Stefano Pedersoli. A differenza di un'arma retrocarica, qui non è possibile aprire la canna e controllarne il contenuto. Quindi come fare per essere certi che l'arma sia o non sia carica, o capire istantaneamente a che fase del caricamento siamo arrivati? Beh, innanzitutto durante i primi caricamenti è sempre buona norma incidere sulla bacchetta inserita nella canna a seguito di ogni fase del caricamento, quindi inserita prima la polvere, poi il borraggio e poi la palla, e realizzare delle incisioni sulla canna in concomitanza del punto in cui la bacchetta si trova alla bocca di sparo dell'arma. Questo mi permette sempre, a bacchetta inserita in canna, di capire a che fase di caricamento io sono arrivato. Poi estremamente importante è mantenere sempre ordine sul banco di tiro. Io ad esempio qui ho preparato quello che mi serve per realizzare tre colpi. Ho preparato tre dosi di polvere contenute in una provetta di plastica. Ricordo che non si può portare la polvere da sparo contenuta in una fiaschetta all'interno di un poligono di tiro, portarla sul campo di tiro, perché ovviamente potrebbe essere molto pericoloso. Ho portato poi il proiettili e il borraggio, che in questo caso è una borra in feltro dalla forma esagonale. Ho poi le mie capsule di accensione e un grasso lubrificante per palle. Ecco, mantenendo quest'ordine, io riuscirò a capire a che fase del caricamento sono arrivato e aver sempre sotto controllo la mia arma durante tutta la sessione di tiro. L'arma è pronta, è carica, manca soltanto la capsula di innesco, siamo pronti a partire con qualche colpo di taratura.